Ecco. Sì, faccio il Galeazzi della situazione. Ecco, ultimi colpi di Romi, la vittoria, la vittoria di Genova, l'esultanza dell'equipaggio genovese, lo scafo bianco e naturalmente la soddisfazione di Pino Bruzzone. Si conclude così, all'insegna di una rivincita inseguita e voluta con tutte le forze, l'edizione straordinaria della regata storica delle antiche repubbliche marinare, promossa in occasione della festa della marineria spezzina. Genova mette la prua con il drago di San Giorgio davanti alle tre rivali, regolando nell'ordine Venezia, Pisa e Amalfi, con un rush finale che permette all'equipaggio della Superba, governato dal capovoga Augusto Zamboni, di aggiudicarsi il testa a testa finale con il galeone verde della Serenissima. Il 2 giugno scorso, sul percorso fluviale di Pisa, dove l'Arno disegna un'insidiosa curva, era stata l'imbarcazione rossa di casa a mettere in fila nell'ordine Amalfi, Genova e Pisa, aggiudicandosi la regata ufficiale del 2009, ma stavolta in acque marine liguri sono gli 8 ragazzi di Pino Bruzzone ad alzare le braccia al cielo. Il tecnico, da 5 anni alla guida dell'equipaggio, non nasconde la soddisfazione. Guardi, sono felicissimo. Come dicevo, l'edizione stadionaria non deve dire, non dobbiamo dire adesso noi, è una rivincita sulla regata ufficiale che abbiamo svolto a Pisa, però guardi, vincere è bello. Esatto. Il successo è un'ulteriore iniezione di fiducia e di forza in occasione della regata del prossimo anno che si disputerà nelle acque di Genova. Allora, il prossimo anno siamo a Genova a correre, perché già quest'anno doveva essere Genova, però Pisa ha chiesto al Comune di Genova il cambio perché c'erano le celebrazioni dell'anno di Galileo, di Galileo Galilei, e quindi Genova, diciamo, ha concesso il cambio a Pisa, però quest'anno, diciamo, nel 2010 saremo a Genova e non è facile, speriamo sia la volta buona, non è facile, diciamo, correre in casa, perché porta, diciamo, a un impegno maggiore e a una maggiore responsabilità. Speriamo. Allora, una grandissima soddisfazione, una grandissima rivincita dopo la sfida del 2 giugno. Sì, ci siamo ripresi finalmente questo primo posto, sono contento, siamo stati un grande equipaggio. Abbiamo sostituito due elementi con due riserve, abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte in tutti i nostri reparti. Insomma, rimane accesa la rivalità quantomeno per la seconda piazza, visto che voi avete 8 regate come Genova, come vincitrice, volete arrivare quantomeno al pari di Amalfi, che ne ha 9, giusto? Sì, no? Sì, al più presto. Certamente, con questo gruppo penso ci possiamo arrivare, anche perché adesso finalmente ci sta aiutando la Gran Amministrazione vicino a noi. E la ringrazio e spero di proseguire su questa strada e di poter continuare con questo gruppo, perché possiamo vincere. Per finire, da un punto di vista tecnico, qual è stato il momento decisivo della sfida? Ma siamo partiti forte davanti, come volevo, ho chiesto al mio equipaggio, che ha risposto, diciamo, benissimo ai comandi, e siamo rimasti sempre davanti sfruttando il mare, visto che noi siamo una repubblica marinara tuttora sul mare.